Che ciò sia, occorre che io lavi i vostri piedi. Signore, tu vuoi lavare i piedi a me? Quello che io faccio, tu ora non lo capisci. Signore, non si è mai detto che tu lavi i piedi al tuo servo. Pietro. Signore, non solo i piedi, ma le mani, il capo. Prendete e mangiatene tutti. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo che viene versato per voi. Prendete e bevetene tutti. Fate questo. E dichiarò. Giuda, quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno dei commensali capì. Dove io vado, voi non potete venire. Ed otterrete perché la vostra gioia sia piena. Mentre Gesù ancora parlava ai discepoli. Aspetta, no, qua c'è questa cosa. Ecco Giuda, il tradito. Perché si sposta qua? Si recò con lanterne, torce, armi nel giardino di Urbino, un posto che egli conosceva bene, perché Gesù gli si ritirava spesso e conducevano via, sotto buon ascolto. Allora Giuda gli si accostò dicendo: Giuda, con un bacio, tradisci il figlio di Dio. Chi cercate? Gesù il Nazareno! Gesù il Nazareno!
sono io. Arrestatelo. Il servo del sommo sacerdote, e gli tagliò l'orecchio destro. Che metterete subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli. Ma allora, come si compirebbero le scritture? E non mi avete arrestato. Ma tutto questo. Presto il quadro. Testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovate. Una delle parole che il Signore Gesù gli aveva detto. Procuratore Pilato, sappiamo con certezza che costui va dicendo per tutta la Giudea e la Galilea che essere il Cristo. Ha ucciso qualcuno? Ha aggredito qualcuno dei vostri profeti? Ha rubato? Conduci qui parata. Quindi io vi chiedo. Se Erode ve lo rimanda, signore. Un uomo solo, piuttosto che molti. Avete decretato la morte del figlio di Davide. E salva te stesso! Madonna, perché?